arriviamo al problema della figura del naturopata in Italia. Allora, in una società avanzata come le nostre, capitalistiche, industrializzate, eccetera, eccetera, vige un condizionamento culturale, diciamo un pochino nella sociologia, che è il valore del titolo di studio. Un valore che alcuni sociologi e alcuni pedagogisti affermano esclusivamente di tipo onorifico, voi perché il tipo di insegnamento scolastico a partire dalle scuole materne, salviamo, è l'unica che salverei, dalle scuole elementari all'università, tendenzialmente è altamente nozionistico, propone dei modelli che poi alla fin fine, quindi sicuro che non finire ma non ti rimane assolutamente nulla. Io ho frequentato l'università e qualche volta come se frequentassi le scuole elementari e le scuole medie, perché ho dei bambini che frequentano i figli e proprio prima di venire qua ho portato una riunione perché sono presidente del consiglio di istituto con 857 bambini e quindi mi occupo comunque direttamente e indirettamente di problemi scolastici, ed è meglio non toccare questo tasto perché qui non sarebbero pregiudizi ma dati, volendo anche cifre, è meglio non toccare questo punto. Perché mentre posso avere delle idee più o meno deformate sulla sanità, però è vero che potrei dire delle cose più o meno a caso, qui no, quello perché sono anni che mi sono assolutamente occupare come volontariato, come giornaliero. Quindi c'è l'obbligo della formazione didattica, c'è questa idea nelle società avanzate che se non hai frequentato una scuola, non hai più studi, non importa se tu riesci a dimostrare che sei bravissimo, ogni tanto dalla stampa pubblica, no? Che beccano qualche medico famosissimo, adesso mi ricordo l'ultimo caso, bravissimo, alla fine ho scoperto che c'è una laurea in medicina. Però era bravissimo, anzi, avrebbero dovuto, ah no, no, viene radiato dall'altro, no? Capite? È sbagliato il concetto, è sbagliato, se andiamo a vedere. Quindi è ovvio che serve, ma non deve essere questo. Certo, l'ex ministro Veronesi, che ci ha dato anche il riconoscimento di questo corso di formazione, vale per il CM per i medici, diceva sì, attenzione, bisogna che siate continuamente informati, non finisce lì. Anch'io devo dedicare circa metà del mio tempo a informarmi, a tenermi aggiornato. Come dato mi occupo di molte metodiche, non riesco mai, certe volte devo poi uscire a certi momenti a prendere un boccata d'aria e qualcuno mi incontra ogni tanto al mercato, pensa che io non faccio niente, invece sono 5 minuti che vado fuori di testa, perché alla fine non puoi leggere, informarti e stare dietro a mille cose, alle riviste di fitoterapia, perché alle altre cose, però è una scelta, bisogna per forza. Io ho degli amici medici che devono alzarsi alle 6 del mattino, vanno dalle 6 alle 8, poi dalle 10 a mezzanotte, l'unico momento che riesce ancora a leggersi delle riviste, altrimenti non rimane proprio i testi che sono sempre ormai superati quando vengono pubblicati, quindi deve essere buonato riviste, quello che è. Capito? Però attenzione, è indispensabile perché è un condizionamento culturale in questa società dove c'è l'obbligo della formazione didattica, in questo caso per legittimare la pratica della professione di naturopata. In questo momento la figura non c'è, attenzione, non è legittimata, ma siccome non c'è nessuna legge che prevede questa figura, la figura può esistere in tutti i paesi liberistici. Ciò che non è comunque sottoposto a regolamenti, a leggi, è libero, purché non vada ovviamente a sfociare in quello che è abuso di un'altra professione che invece è già stata riconosciuta. Quindi noi ci siamo di fronte adesso a una figura insieme ad altre, operatori di sciarzi e via dicendo, che la legge di nuovo in auge, che è stata firmata da Galletti e da Giacconi, come si chiama, ricordo più, che adesso è proprio di nuovo ripresentata totalmente, però anche è anche vero che queste leggi, sia quelle regionali e quelle, tanto Paolo Grati fa parte del consiglio, come si chiama, e anche il professor Grandi, quindi
Questi adesso stanno portando avanti prevalentemente il riconoscimento, prima di ogni altra cosa, delle medicine non convenzionali per i medici, quindi i laureati in medicina, e subito poi a ruota c'è la proposta di legge che viene adesso passa poi per i non medici. Quindi c'è comunque nell'aria quello che è un riconoscimento ufficiale, che si condivide solo se parliamo di pluralismo medico, che induce il riconoscimento da altre pratiche di cura e altre finalità terapeutiche orientate verso delle visioni globali, quindi una visione globale del pluralismo medico e anche dell'individualità umana, perché uno di noi è un essere unico e ripetibile. Il pluralismo medico consente, e questo dovrebbe occuparsene tra l'altro i politici, ma anche tutti coloro che si occupano in fondo di riproduzione di tipo di conoscenza, consente ai pazienti una maggiore ricerca al senso della sofferenza, quindi è un dovere del pluralismo medico. Se c'è qualcuno che per sua natura, per background familiare o sociale, si sente più attratto di farsi curare con delle metodiche non convenzionali, e siccome quando uno va dal medico o dal pranoterapeuta vuol dire che è uno stato di necessità, regredisce, come diceva Parsons, a un livello infantile, altrimenti saprebbe cosa fare per conto proprio, è giusto dare a questi individui l'opportunità di trovare una soluzione alla loro sofferenza. È giusto, è un dovere di tutti, è un dovere proprio di far sì che ognuno trovi. È vietato, se uno ha dei problemi, andare dal prete e andarsi a confessare per liberarsi? No. Se qualcuno, e quindi se qualcuno va dalla cartomante, va dalla cartomante. Va a dire, ovviamente è importante che non freghi la gente mettendogli paura, ma che è vietato, perché deve essere vietato? Non capisco il motivo. Vuol dire che quell'individuo, per trovare sollievo nella sua sofferenza, ha bisogno di andare da qualcuno che in qualche modo gli ricorda, attraverso i rituali, attraverso i metodi utilizzati, qualcosa che, direi, ritempra la sua anima, un'anima ritemprata, la bevera. Noi abbiamo l'anima, non mi ricordo quale periodo che diceva, che si beve da sola, cioè si beve da sola e si consuma. Quando si è consumata tutta, finalmente siamo liberi, siamo sani, noi dobbiamo consumare l'anima, l'aspetto, perché consumando l'anima ovviamente rimane lo spirito, che è la cosa più importante. O siamo riusciti anche a lasciare per un quarto d'ora circa spazio, stavo dicendo la cosa, penso che non ci sia più nulla. Sì, c'è il corso di naturopatia, ma uno sponsor, nel senso che con i tre indirizzi, me l'aveva già detto Angela, e quello che poi si prefigge è quello che abbiamo già detto stasera, quindi dare spazio alle telefonate.